Venice is the city of carnival and of high water, but most of all, it is the city of gondolas. Made by hand using a century-old process, Roberto Tremontin is one of the last craftsmen able to build this kind of boat. Dunque lavoro dal 1970, dunque sono già 47 anni. L'aspetto più bello del mio lavoro è che da quattro tavole, che da sole non dicono niente, riesci a fare un'opera d'arte che è invidiata a tutto il mondo, la gondola. Gondolas are built at Esquero. In Venice, there are only a few left, including Tremontin's, which opened in 1884. Prima di me c'era mio papà, poi c'era mio nonno, poi c'era mio bisnonno. Chi ha insegnato il mio lavoro? Ma il mio papà, il migliore di tutti. Pazienza e tanta voglia di trasmettere tutto quello che sapeva, cosa che avrei anch'io, questione però che ho avuto due bambine e hanno scelto altre strade. Però non ci sono segreti, no. Gesé è il soramanego, diciamo, a Venezia, che sarebbe una specie di know-how, di saper fare, sui libri non lo trovi, devi andare sul campo a beccarti martellate sulle dita per capire come funziona la cosa. E ci vogliono anni, perché io ci ho messo 24 anni, per capire come funziona la gondola. Poi con gli anni ti affini, però ogni gondola è sempre una scommessa. È come quando uno conosce una donna, o una donna conosce un uomo, non si sa mai come va a finire. È quella che è la sfida che ti rende vivo. Situazione interna? Situazione interna. Voglio cercare di mantenerla come era 100 anni fa. Sono l'unico ancora che adopera il tuo sistema, che faccio la barca calcolando il peso del gondoliere. Allora si curva e più pesante il gondoliere più devo abbassare la poppa o alzare. C'è una tolleranza di 10 kg, in modo che uno si aumenta un po' la pancia, può ancora lavorare con la barca. Vengono usati 8 essenze di legno. Sono 500 kg di peso, ci vogliono circa 2 mesi per farla e un altro mese per dipingerla, poi assumo la vuole tutta intagliata, un altro mese e mezzo. Vengono date 6 mani di colore nero e ogni anno 2 o 3 di manutenzione. Cioè io cerco di fare quelle belle e comunque quelle che ho imparato da mio papà. Finché esisterà Venezia, sicuramente ci sarà qualcuno che farà questa cosa nera, che la chiameranno gondola.